primo giugno a pagare, eccoci! Una giornata di sport, ma ricca di iniziative che esulano anche dallo sport, iniziative sociali. Tra poco sentite delle interviste, abbiamo fatto interviste anche a donne che vogliono mettersi insieme a tante altre donne. È stata una bella giornata, una bella mattinata che si ripeterà anche domani mattina per lanciare il messaggio vicino ai ragazzi, vicino ai disabili, vicino alle donne e darsi una mano tutti insieme. Una bellissima giornata oggi all'insegna della socialità innanzitutto, dello sport e della salute. Una giornata oggi Sport Abilitan Plus organizzata dalla provincia di Salerno. Siamo stati scelti come città di Pagani come tappa di questo Sport Abilitan per l'annualità 2024. C'è stata una 3 giorni a Crotone dove ci sono stati i giochi praticamente complessivi di questa iniziativa e oggi Pagani è la tappa della provincia di Salerno. Una iniziativa che mette in connessione uno spazio aperto a tutti, aperto ai bambini, ai giovani, ai meno giovani e anche ai diversamente abili, perché realizzare iniziative del genere dove c'è il coinvolgimento di tutte le componenti della nostra vita è questo il vero obiettivo. Nasce questa iniziativa appunto da un progetto di Game Upi che la provincia ha partecipato e ha aderito per l'inclusione dello sport e soprattutto anche la corretta alimentazione, ed informare i ragazzi sulla corretta alimentazione, perché sempre di più sta aumentando l'obesità a livello adolescenziale e quindi è necessario che dei professionisti entrino nelle scuole e almeno danno una corretta alimentazione per portarli a conoscenza. Un mix di sport, ci saranno tanti ragazzi, si potranno confrontare a parte sia dal punto di vista motorio ma anche appunto per fare nuove conoscenze e socializzare. Un momento veramente di vera inclusione, di allegria, i ragazzi stanno divertendo, quindi tutto va per il meglio. Questo è il nostro motto, la diversità, l'autismo, la sindrome di Down, tutte le condizioni che hanno questi ragazzi non sono un mondo a parte, ma devono essere parte del mondo e il fatto di essere parte del mondo lo dimostra che noi questa mattinata di sport l'abbiamo fatta insieme con Promozione della Salute. E quindi sono anni che collaboriamo con loro e siamo veramente felici che stamattina siano anche qui a Pagani, perché lo sport è di tutti, lo sport deve essere di tutti e deve essere inclusione per tutti. Noi presentiamo un catalogo aziendale dove ci sono 23 progetti che noi attuiamo su tutto il territorio e nelle comunità. In maniera volontaria. È tutto a livello gratuito, viene proposto in maniera gratuita. In questi 23 progetti c'è presente l'AFA, di cui stamattina l'associazione Autismo e ABA ha collaborato insieme a noi, i nostri ragazzi ci hanno fatto vedere delle attività meravigliose. Noi siamo contenti quando ci invitano a queste iniziative interessanti ma belle, perché bisogna promuovere salute in tutti i campi. Con queste associazioni noi lavoriamo tantissimo e siamo oggi veramente contenti di essere qui. Ho organizzato questa coreografia umana che all'interno dello stadio formeremo due parole comunale o qui? No, allo stadio Marcello Torre formeremo due parole, ovvero vita con donne e bambine e speranza con uomini e bambini. Sì, siamo anche noi presenti come associazione per far conoscere il territorio, che anche l'AVIS è presente.